Niente, sì, concordo con te. Quando andiamo a riascoltare o a rileggere dei libri che abbiamo letto in precedenza, ci scopriamo delle cose che prima non avevamo assolutamente visto. Ed è proprio così. Quello anche l'ultima affermazione che hai fatto è meravigliosa perché concordo. Quello che c'è di bello, quando ci si avvia sul cammino spirituale è che nel cammino interiore, c'è una totale rivoluzione e quindi tutto il mondo circostante, anche se resta esattamente lo stesso e nello stesso tempo è completamente diverso. Ecco il nuovo mondo che si svela e quindi col fatto che ci rendiamo conto che i cambiamenti sono costanti, continui, più andiamo avanti, più cambiamo, smettiamo di dire io sono fatto così perché comprendiamo che mentre lo stiamo dicendo stiamo già cambiando e quindi la smettiamo un po' di autodefinirci e la vita improvvisamente con questa modalità di non darci definizioni diventa improvvisamente interessante, una continua scoperta nel bene e nel male, a volte anche soffrendo si impara, a volte con delle estasi, a volte con delle gioie infinite, a volte con delle grandissime sofferenze perché andiamo a distruggere l'ego che comunque ci siamo portati dietro magari per tanto tempo, però di sicuro non c'è una giornata che si possa dire noiosa, è una continua scoperta di nuovi interessi, nuove cose anche da studiare, nuove cose che approcciamo che non avremmo mai pensato. Quindi veramente concordo con te in tutto, è un cammino meraviglioso e che ci fa anche affrontare addirittura anche la vecchiaia e la morte che sono così temute, no? Anche la vecchiaia oggi come oggi è temuta tantissimo e la morte, poi la gente materialista ha tanta paura della morte, ci fa affrontare tutto questo con un alone di curiosità, di dire vediamo cosa, com'è essere, vivere nel corpo di una persona anziana, poi di una persona vecchia, com'è la morte, cosa ci sarà dopo la morte, cioè tutto diventa interessante piuttosto che pauroso. Chiaramente ogni tanto ci troviamo a dover fare i conti con la nostra parte umana, condizionata, vecchi condizionamenti, quindi non voglio dire che non abbiamo più paura, ma abbiamo paura più che altro alla fine di soffrire per dover morire, del dolore, del trapasso che ci potrebbe essere. Ma se ci dicessero, guarda, morirai in un respiro, neanche te ne accorgi, sinceramente la paura non ci sarebbe, perché abbiamo già la consapevolezza che siamo qui di passaggio e che dopo ci aspetta tanto che neanche immaginiamo, perché quello che sappiamo è una goccia e quello che dobbiamo scoprire è un oceano immenso, immenso. Quindi questo, anche in questo si scopre il bello dell'esistere, anche nelle giornate uggiose, nelle giornate brutte, nelle esperienze che ci vorremmo evitare, che ci vengono incontro nella vita, tutto alla fine ha un senso. Ti mando un abbraccio, tesoro, ciao.